Il Fasano batte il Biceglie e resta agganciato al treno dei playoff. Gara spettacolare e combattuta sino alla fine, quella messa in campo dalle due compagini, dinanzi a un numero di spettatori buono, nonostante si tratti di turno infrasettimanale. Non comincia bene il pomeriggio sportivo bianco-azzurro per Mister Longo, che poco prima della gara deve rinunciare a Lopez per infortunio, schierando così in campo per la regola degli under Guacci al posto di Serri. Ma il Fasano già al secondo minuto si fa vedere con Sisalli, che impegna la retroguardia ospite con un diagonale velenoso. Al nono minuto azione personale di Tenzone, che con un tiro da fuori lambisce il palo della porta difesa da Sanson. Il Fasano spinge alla ricerca della rete che possa cambiare le sorti del match e dopo un tentativo dalla distanza di Sisalli prima e Guacci dopo, al ventunesimo arriva un calcio di rigore per fallo di mano di Amato su tiro di La Fortezza. Alla battuta va Albano, che manda sul fondo disturbato da un fortissimo petardo. Il Biceglie spaventato prova ad alzare il suo baricentro e al ventinovesimo mette in opera il suo primo tiro verso la porta di Di Gennaro con Dipinto, che prova dalla distanza senza successo. Ancora ospite al 36esimo con una punizione di campo, palla direttamente tra le braccia del portiere biancazzurro. Il Fasano però riorganizza le sue fila e un minuto più tardi con Sisalli impegna ancora dalla corta distanza Sanson. Il vantaggio è nell'aria e arriva così al 41esimo con un gran tiro dalla distanza di Tateo che si insacca sotto l'incrocio mandando in visibilio l'intero Vitocurlo. La risposta dei baresi colpiti nel loro momento migliore è veemente con Sallusti un minuto più tardi, ma Di Gennaro è pronto alla respinta. Il primo tempo si chiude qui, con un Fasano meritatamente in vantaggio e un Biceglie sornione e molto attendista. Con le immagini di Beppe Orecchia passiamo alla ripresa. Partenza sprint al quinto minuto per i fasanesi con Tateo, che ben servito in aria calcia all'indirizzo della porta bicegliese, con palla miracolosamente respinta dalla difesa ospite. Sul capovolgimento di fronte, Sallustio colpisce il palo su un tiro in mischia. Il Fasano cerca la via del raddoppio al 14esimo, ma Sanson si supera sul tiro a palombella di La Fortezza. Al 21esimo ancora Fasano con Sisalli, che serve al centro per Albano, che non inquadra la porta da buona posizione. Al 40esimo a provarci dalla distanza è ancora La Fortezza, con palla che però finisce direttamente sul fondo. Al 42esimo si rivede invece il Biceglie con Minen, che cerca la girata dal limite, ma Di Gennaro fa buona guardia. Passano due minuti e Albano potrebbe chiudere la gara con un pallonetto corto, ma Sanson para senza grossi problemi. Non succede più nulla e dopo qualche minuto di recupero la gara finisce con un Vitocurlo in tripudio per la bella prestazione e per i tre punti messi in cascina dai biancazzurri proprio alla vigilia dell'attesissimo derby di ritorno di domenica prossima a Monopoli. Test importantissimo questo per tentare l'ingresso in quella zona playoff tanto desiderata e fino ad oggi mai conquistata.